Se la regione intende rimanere all'interno dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, nomini immediatamente il suo rappresentante. E l'attacco del deputato pentastellato Andrea Colletti, presidente del collegio d'appello della Camera, secondo cui la giunta Marsilio è in ritardo di mesi, mentre i proclami sul porto di Ortona non sono stati seguiti dai fatti. Negli ultimi giorni abbiamo visto gli annunci della regione Abruzzo riguardanti il porto di Ortona. Hanno promesso un dragaggio approfondito, hanno promesso un ampliamento del porto di Ortona. Tutti i lavori che ben vengono, questi lavori ben vengono a favore del porto. Il vero problema è che dobbiamo decidere cosa fare per migliorare l'intera portualità abruzzese e il sistema dei trasporti. Come fare? In realtà da oltre sei mesi la regione omette di nominare un proprio delegato dinanzi all'autorità portuale dell'Adriatico centrale, che è un delegato centrale perché deve fare gli interessi della regione Abruzzo, di tutta la regione Abruzzo. Come l'ha individuato la regione Marche, questo delegato? Ha fatto un avviso pubblico dove hanno concorso i migliori, quelli con la migliore esperienza, con la migliore capacità. Ecco quello che manca alla regione Abruzzo, che non ha fatto nessun avviso, ma soprattutto non ha nominato nessuno. Noi speriamo, io spero, che venga nominato dietro avviso pubblico, faccia un avviso, chieda a tutti i migliori abruzzesi di partecipare, di avere idee per il futuro, perché noi abbiamo bisogno di questo, regione Abruzzo, idee per il futuro, per migliorare la nostra portualità, ma soprattutto la nostra economia.